E quindi ragazzi, il cammino che mi ha portato a Tokyo è stato un cammino sicuramente diverso da ciò che pensavo e da ciò che mi aspettavo. Infatti forse la mia difficoltà maggiore è stata il viaggio di andata e il viaggio di ritorno, perché comunque aprivano e chiudevano con dolore, diciamo, un percorso. Ed è stato interessante perché in questo caso l'ho vissuta da un altro punto di vista. Non cercavo molto contatto con le persone, perché da un lato in qualche modo mi vergognavo del fatto di essere una riserva e dall'altro lato comunque mi provocava dolore tutte le volte che magari ne parlavo. E quindi cercavo sempre di stare in una situazione in cui non volevo confrontarmi e non volevo parlare, volevo essere quasi invisibile in quel momento. Il viaggio è stato un po' così. Poi è stato bello perché io non sono andato al villaggio olimpico, ma sono andato nel campus dell'Italia Team che mi ha accolto con tutti i ragazzi che erano lì, che organizzavano il campus, che mi hanno accolto con affetto, che mi hanno permesso di allenarmi. È stato bello perché, devo dire la verità, mi sono allenato bene e nonostante non si potesse uscire, ci sono state un paio di volte che con la mia bici ho inforcato e me ne sono andato fuori completamente a ispezionare un po' la zona, giusto perché avevo bisogno di cambiare aria. E mi ricordo che un giorno, dopo che era uscito il boss o comunque il ragazzo che dell'Italia Team mi aveva in qualche maniera richiamato, ed è stato un modo per tenere comunque sull'obiettivo. Infatti l'obiettivo successivo al fatto che io fossi lì, che fossi riserva, era comunque arrivare alle gare che mi avrebbero aspettato ad agosto, preparato, per far vedere che comunque la decisione, secondo il mio punto di vista, non era giusta. In quei giorni ho cercato comunque di sostenere i miei compagni, nel senso, sapevo che per tutti loro era la prima esperienza olimpica e so che l'esperienza olimpica è magica. Tendenzialmente non capita spesso nella vita ad essere al via a un'olimpiade. E il ricordo che ne hai deve essere un ricordo bello. Al di là del risultato, ma comunque è qualcosa appunto di magico. E in qualche maniera il mio voler stare in disparte era anche questo. Non dare pensiero ai miei compagni che io ero lì per fare la riserva. Anche se credo che fondamentalmente non si siano fatti tanti problemi. Però volevo che lo vivessero pienamente, con tutte le difficoltà, perché sono umano. In quel momento lì sentivo rabbia, sentivo ingiustizia, però sapevo che loro erano lì per vivere la loro esperienza e in qualche maniera volevo dargli la possibilità, o meglio, fargli sentire che il mio appoggio c'era. Qualsiasi questione, qualsiasi scelta fosse stata fatta, comunque volevo far sentire il mio appoggio. Dopo Tokyo, ricordo che arrivai a casa, fu un viaggio un po' particolare. Sentivo che avevo voglia di chiudere quel capitolo a tutti i costi, perché comunque mi era costato tanto. Però sapevo che dopo 5 giorni sarei ripartito per il Canada, perché appunto l'obiettivo successivo che ci eravamo dati insieme al nostro staff, al mio staff e alla federazione era il Canada, quindi c'erano le ultime due gare di campionato del mondo, una a Montreal e una a Edmonton, entrambi in Canada, erano valevoli per il campionato del mondo 2021. Montreal è stata una gara veramente nuova da tutti i punti di vista, nel senso che c'era un format che era quello dell'Eliminator, tra venerdì e sabato, con batterie e finale, e poi c'era la gara a squadre domenica. E oltre al nuovo concept per il campionato del mondo, c'è stata anche la prima medaglia italiana
nella gara a squadre, e dove effettivamente, devo dire la verità, con il team siamo riusciti a raggiungere questo terzo posto, che effettivamente mi ha già, quello mi compensava, diciamo, la forte delusione dell'anno, che devo dire poi in questo caso averlo raggiunto con i miei compagni in quel giorno è stato forse la riprova, o comunque il fatto che non mollare mi aveva comunque portato a qualcosa di grande, a qualcosa che non avevo ancora raggiunto. E veramente poi farlo con i miei compagni, con gli altri ragazzi, è stato un coronare, un sogno, perché effettivamente una medaglia mondiale non l'avevo mai raggiunta da solo, e farlo con la squadra mi aveva dato una grande carica. Infatti la settimana successiva poi andai ad Edmonton e feci una top 20 nella Grand Final, che era un bel pezzo che comunque non riuscivo ad avere una gara solida, e quello mi diede anche un boost di fiducia, perché effettivamente dopo tutto il periodo che avevo affrontato, avevo bisogno di avere un risultato solido. E quindi dopo il periodo di Tokyo, ovviamente Ale è tornato da Tokyo, dove ci sentivamo quotidianamente, tutto per seguire le vicende là, però dopo è tornato e ci siamo concentrati a pieno sulla trasferta in Canada, come era la nostra idea nel periodo di Livigno, no? Abbiamo sfruttato tanto Livigno per arrivare in Canada nel massimo della forma, quindi è partito dopo poco ad agosto per fare prima la tappa di questo nuovo formato, che era l'Eliminator, gare molto veloci, eliminazioni, e quindi un formato di super sprint, quindi velocissimo, non nelle caratteristiche ideali, però comunque ogni gara che faceva performava meglio, e quindi è riuscito a gareggiare bene, arrivando alla finale, però ovviamente senza avere la prestazione migliore nel giorno della finale. Comunque è stata una buona prestazione che poi ci è servito, che era quello che cercavamo, e arrivare alla gran finale in Canada e il weekend successivo per fare una prestazione nella distanza olimpica, la distanza sua, molto solida. Ha fatto un'ottima gara correndo molto bene, piazzando 6-17. Quindi abbiamo visto che veramente tutto il lavoro fatto, e soprattutto il lavoro anche psicoemotivo di superare la fase di Tokyo e trasformarla in un punto di forza e non di debolezza, e ci ha pagato soprattutto a lui per avere questa forza, questa consapevolezza delle sue forze e poter gareggiare veramente ai massimi livelli, facendo una gara molto molto solida nella gran finale in Canada. Dopodiché, subito dopo, hanno avuto la gara con questo bellissimo risultato, la gara di staffetta con la squadra che ha portato il bronzo, un bronzo storico per l'Italia, e Ale è stato l'ultimo staffettista. Sicuramente è stato un ottimo lavoro di squadra con Beatrice Malozzi, Gianluca Pozzati, Alice Veto e Ale che ha chiuso. È stato veramente bello vedere la squadra nazionale e il WTS arrivare a un bronzo, cosa storica. Quindi è stata una chiusura molto bella, direi appagante per lui, per questo percorso impegnativo, difficile. Però è stata una dimostrazione che reagire e mettere tutte le forze anche nei momenti di difficoltà alla fine paga. Devo dire che tornato al Canada mi sentivo comunque bene, mi sentivo di nuovo in gioco, i risultati che avevo ottenuto comunque mi avevano dato fiducia, mi avevano dato delle conferme che il lavoro che avevo fatto andava bene e che il mio valore non era stata la prima parte di stagione a dimostrarlo, e l'avevo fatto soprattutto per me stesso, perché comunque sapevo che avevo bisogno di questo. E infatti quando tornai poi ebbi la possibilità di essere coinvolto in Super League. Questa azione diciamo fu la cosa più azzeccata che potessi fare in quel momento lì, perché avevo la possibilità di performare e di divertirmi allo stesso momento, e devo dire che è stato un mese veramente veramente intenso, al di là delle gare che erano veloci e veramente
come si dice, al gancio, in qualche maniera comunque è stato bello condividerlo anche con tutti i ragazzi che poi facevano le gare di campionato del mondo. È stato un mese completamente diverso dal solito, e infatti arrivare dal Canada e atterrare nella Super League è stato un concretizzare risultato, ma anche relazioni con i vari atleti, e questo devo dire mi ha veramente nutrito tanto in quel mese lì, mi ha dato ancora più fiducia, ma soprattutto soddisfazione di quello che stavo facendo, e mi ha fatto capire che c'è tanto altro oltre alla competizione. E infatti anche il post che scrissi post Super League è stato proprio dedicato a tutto ciò che girava intorno al mondo dello sport. In questo caso, vabbè, era la Super League, però lo sport come scuola di vita. La cosa che effettivamente ho apprezzato del periodo tra il Canada e la Super League, devo dire, è stato stare a stretto contatto con gli atleti. Spesso noi, quando gareggiamo con le nazionali, non siamo mai così a stretto contatto, perché le federazioni tendenzialmente sono a sé stanti, o comunque non si coinvolgono molto tra di loro, soprattutto gli atleti. E forse un po' la lingua, un po' varie situazioni che comunque danno questo distacco. Però devo dire che appunto tra il Canada e la Super League è stato veramente bello. A me è piaciuto veramente molto stare a contatto con tutte le persone e gli atleti stessi che fanno parte di questo mondo, perché spesso abbiamo sempre un'idea che chi vince sia una persona diversa, lo vediamo sempre molto distante da noi, separato, e invece condividerlo con loro, condividere una routine con questi atleti, con queste persone, ti accorgi che fondamentalmente non sono diversi da te, sono come te, hanno magari idee diverse, però ti confronti, e allenamenti magari sono gli stessi, e quindi magari condividi gli stessi allenamenti, e poi ti siedi a un tavolo, mangi e condividi risate, momenti, culture diverse, situazioni che proprio tendenzialmente non succede mai. E infatti devo dire che quel periodo ho legato con tantissime persone che conoscevo ma molto superficialmente, e invece ci ho legato e ci ho creato un rapporto di amicizia, tant'è che mi sento molto spesso adesso, ed è una cosa simpatica perché mi sentivo ancora di più dentro il mondo, il mondo di cui faccio parte, e questa cosa mi ha veramente riempito. Infatti tra tutte le cose che comunque possono andare sempre male, o comunque le cose che non vanno come vogliamo, spesso se vuoi puoi sempre trovare degli aspetti dove effettivamente puoi trarne degli insegnamenti, o comunque trarne qualcosa di positivo. E devo dire che non potevo chiedere di meglio per chiudere questa stagione. Per il periodo successivo, che è stato un invito a partecipare nel Super League. Super League aveva la particolarità di essere sicuramente diciamo partecipato dai migliori atleti del mondo in quel momento, quindi è il meglio del meglio a gareggiare, con gare molto veloci e con formati diversi, molto innovativi, molto divertenti da seguire, però un weekend dopo l'altro, e quindi weekend molto impegnativi, di lavoro molto intenso, gare di super sprint, elimination, eliminator, piuttosto che i diversi formati di Super League che sono particolarmente intensi. Ci siamo un po' guardati con Ale, perché il nostro obiettivo era anche partecipare ai campionati italiani, sia di sprint che olimpico, che erano subito dopo. E abbiamo considerato comunque di partecipare a Super League perché non potevamo rifiutare questa opportunità di gareggiare ai massimi livelli, sfruttando la condizione che aveva acquisito dopo questo lungo percorso di preparazione. Quindi
e abbiamo deciso di partecipare. Ha fatto veramente delle ottime gare, e ha avuto dei piazzamenti direi molto buoni, e soprattutto per il livello dei partecipanti, soprattutto per il tipo di gara, e molto tecnica, molto veloce, quindi ha dimostrato veramente le sue qualità e il frutto del lavoro che aveva fatto nei mesi precedenti. La trasferta, come sapevamo, è stata molto impegnativa, anche perché l'ultima tappa è stato un viaggio intercontinentale fino al California, a Malibu, e quindi fuso orario in andata e in ritorno, viaggi molto lunghi, gare molto impegnative, hanno lasciato ovviamente un segno sul suo fisico, tanto è così che quando è tornato al campionato italiano di sprint sinceramente non aveva più le forze. E abbiamo partecipato, ha voluto partecipare, ha voluto onorare il campionato italiano, però le forze non c'erano più, era molto stanco anche per il fuso orario, e quindi in realtà non ha avuto una buona prestazione, ma un po' ce lo potevamo aspettare, quindi comunque ha partecipato, e così abbiamo chiuso un po' questa fase della stagione per poi tornare a una fase un po' di recupero, visto che ne avevamo bisogno dopo tutto l'impegno del Super League, quindi abbiamo fatto una fase un po' di scarico per recuperare le forze, e poi abbiamo fatto un piccolo blocco di lavoro per prepararlo per Abu Dhabi, l'ultima gara di WTS dell'anno, dove ha avuto una buona prestazione. In realtà poteva essere meglio, poteva andare meglio, diciamo che la preparazione c'era, la condizione c'era, di fatto parlando anche dopo gara lui mi ha detto che era molto molto attivo, stava molto bene in gara, ma c'è stata una distrazione nella fase della bici che non è riuscito a sfruttare veramente diciamo la scia nel momento giusto in gara, e ha perso il treno, e dopo era difficile recuperare con il livello così alto che c'era a Abu Dhabi, quindi però la condizione era buona, forse un po' di stanchezza mentale più che fisica, e ci ha portato comunque a un risultato che non era quello che volevamo, però tirando un po' le somme di tutto un anno così, lavorando con uno staff nuovo e conoscendosi veramente in fretta e con un impegno tanto alto come quello delle Olimpiadi, per poi recuperare una situazione emotiva non facile e reagire subito in pochi giorni e veramente mettersi a lavorare di nuovo, direi che possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino adesso, e sicuramente adesso iniziamo a pensare più ai nuovi progetti, a un futuro nel medio e nel lungo termine un po' diverso per lui, però sicuramente con una conoscenza, diciamo, siamo veramente riusciti a lavorare come squadra, quindi ci conosciamo veramente molto bene, quindi siamo sicuramente più in grado di ottenere risultati migliori e di continuare questa strada come squadra. Tornato dalla Super League, affrontato i campionati italiani, che sono stati una gara difficile, ero molto stanco anche perché venivo a settembre dove avevo gareggiato tutti i weekend, e l'ultima gara era stata negli USA, quindi ero tornato che ero veramente stanco. Infatti ricordo che dopo campionato italiano ero un po' indeciso se fare o non fare Abu Dhabi, che era l'ultima gara di campionato del mondo, però valevole già per il 2022. Tornato al campionato italiano mi presi una settimana per capire, riordinare le idee, infatti mi confrontai con il mio staff, con José Moreno e la Giulia, per capire un po' come concludere questa stagione, che comunque era stata veramente molto intensa. Però alla fine abbiamo deciso di continuare, di proseguire, di concludere la stagione con Abu Dhabi, e anche perché comunque l'entusiasmo c'era, la voglia di continuare a mettersi in gioco c'era, e quindi volevo tornare ad Abu Dhabi, e anche perché tutto era iniziato proprio esattamente nel 2020 con il fatto che avevano annullato Abu Dhabi, e quindi questo era un po' chiudere un ciclo.